Direttore, in queste settimane si sono rincorse tante voci sulle possibili penalizzazioni, riduzioni e poche prestazioni dell'ospedale di Sant'Omero. Oggi invece, insieme ai medici, con dati, obiettivi e strategie, viene insomma evidenziato uno scenario totalmente diverso. Questa è la realtà che noi dobbiamo rappresentare. I dati, i numeri parlano, i numeri hanno una voce. E dopo ho voluto questo insieme a tutti i medici, perché parlare di questo ospedale in senso negativo significa offendere loro. Inutile che concludiamo i comunicati dicendo noi siamo vicini al personale. Al personale è vicino l'ASL, che lo difende, gli dà dignità di lavorare sempre meglio con attrezzature, con personale. Noi, cioè, è ovvio, cioè abbiamo delle difficoltà, inutile nascondersi, abbiamo difficoltà nei pronto soccorso, cioè abbiamo difficoltà nelle anestesie, però non è tutto negativo. Adesso la rete, ci sta una rete nazionale, noi a quella rete già in parte eravamo pronti. Per quanto concerne invece la chirurgia, vedremo di sostenere le esigenze dell'azienda, e noi dobbiamo lavorare perché gli ospedali, noi ne abbiamo 4 lavori in rete, ognuno con delle specificità, non possiamo fare duplicati che non fanno altro che danneggiare la sanità. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini. Il cittadino non può più aspettare che va in un CUP e si sente dire il 2024 per fare un esame, oppure un intervento lo fai dopo 6 mesi. Io sto male, voglio essere curato, io devo fare. E lo faccio considerando che ho 4 ospedali, ognuno ha una sua vocazione, sempre considerando che Teramo è l'ospedale hub, Teramo è l'ospedale più importante della provincia e deve avere la dignità di un ospedale provinciale. Gli altri sono dei satelliti che devono lavorare con Teramo, coordinandosi con la struttura centrale per dare un'assistenza, un'assistenza più dignitosa. Cioè, noi dobbiamo, cioè, non è giusto che una colicisti oppure un'ernia si fa dopo 6 mesi. Quindi ogni presidio ospedaliere SPOC deve avere una vocazione, come dicevo. Sant'Omero ha fatto, no? La chirurgia di Sant'Omero ha fatto tante colicisti e tante ernie, come l'ortopedia di Sant'Omero ha fatto tante protesi. Questo è importante, che si lavori e si lavori in squadra per dare una risposta degna di quella che è sanitaria. Non dobbiamo dimenticarci che sono importanti le dotazioni umane, ma sono importanti anche quelle tecnologiche, anche a quello stiamo rispondendo comprando tante attrezzature. Ne ho fatto l'elenco in corso di intervista. Tra i più importanti, la risonanza magnetica arriverà, la stiamo ordinando, dobbiamo prenderla qualche giorno fa, ma stiamo aspettando che Consip mette sul mercato quella più tecnologicamente avanzata, come ieri abbiamo ordinato la nuova TAC, ma non perché qualcuno ha urlato, la stavamo già facendo. Cioè, non è che perché uno urla noi compriamo e facciamo le cose, oppure apriamo reparti. Noi dobbiamo fare sempre le analisi fondamentali per poter aprire un reparto e acquistare un'attrezzatura. Prima il bisogno salute, se c'è, dopodiché vedere il personale e dopo vedere soprattutto anche le risorse economiche, perché dobbiamo rispettare un'esigenza di bilancio. E dopo urlare, quando si urla e si lamenta di un ospedale che manca questo, manca quell'altro, significa danneggiarlo, perché allontana il cittadino da curarsi in quell'ospedale.